oggi voglio farvi vedere il tutorial del pannello Family P008. Come potete vedere gli elementi sono tanti, quindi armatevi di pazienza e andiamo a tagliare. Io l'ho fatto un pochino prima, quindi parto dal pannello, o meglio dal fondo patchwork. Come dalle istruzioni scritte sul pannello, vado a ritagliare un taglio di panno Lenci bianco 30x23, un taglio di tessuto imbottitura alto mezzo centimetro 30x23 e vado a ritagliare il mio fondo patchwork che si trova sul pannello. Ok, posiziono qui. Dopodiché prendo la casetta bassa e vado a ritagliare della medesima misura un taglio di panno bianco e vado a posizionarla. Poi faccio anche l'altra casetta, sempre con panno Lenci bianco, ok, e il tetto, qui c'è il corrispondente sul pannello e lo vado a posizionare, questo va leggermente sotto, ok. Faccio lo stesso per il tetto di quella alta, anche qui c'è il corrispondente, ok. Dopodiché mi vado a ritagliare l'albero e quindi lo vado anche a posizionare più o meno qui, questa è l'altezza, ok. Dopodiché vado a ritagliare la porta grande e la finestra. In seguito vado a mettermi il lucernario così, e questo lo vediamo dopo, e vado a posizionarmi la mia targhetta welcome. Così come fatto per il fondo patchwork, ritaglio uno stesso taglio di panno bianco imbottitura e poi la mia targhetta welcome del pannello e la vado a mettere qui. Alzo un pochino così vediamo se riesce ad inquadrare più o meno tutto. Ok, proseguo nel ritagliare i tre nastri rossi, 1, 2, e io già l'ho tagliato a metà, accidentalmente mi si è tagliato il comignolo, e dopodiché qui ho ancora ritagliato il fiore, quello grande margherita, quindi ho preso un taglio di panno bianco, questo rosso l'ho doppiato con un taglio panno bianco, questo celeste ho fatto la stessa cosa, le foglie invece sono completamente doppiate, quindi dovete trovare soltanto sul pannello la corrispondente. Quindi, ok, i fiori, diciamo così, li metto per il momento qui. Ora, mi sono rimaste pochi elementi. Allora, tutti i personaggi li ho ritagliati a filo, senza lasciare margini, perché andranno ad essere incollati sulle sagome del kit di legno. E ora vi faccio vedere anche il kit di legno, ma andiamo, poso un attimo questo così vi faccio vedere anche il kit legno. Nel kit legno, che non è obbligatorio acquistare, c'è la stampellina dove potrei andare a posizionare due cuori che trovo sul pannello, oppure la scritta Family, o anche un cuore con un semplice fiore. Questi sono tutti elementi, diciamo così, che vi restano in più. Nel kit legno c'è la stampella, tutte le sagome della famiglia, comprese i nonni, troverete anche il bottone per il comignolo e troverete anche il bottoncino a forma di cuoricino per il lucernario. Dopodiché troverete le sagome degli animali, quindi del cane e del gatto, e
la staccionata, che troverete anche, come la sagoma del gatto e del cane, che troverete anche nel pannello. Io però in questo caso la lascerò senza il corrispondente impano legno. Ok, detto questo sul kit in legno, che non è obbligatorio, se vogliamo andare a sostituire la cruccia è un semplice bastoncino di legno che va nelle due asole passanti, che vi faccio vedere fra poco come andrò a realizzarle. Un'ultima cosa, vi avanzerà come in ogni pannello l'immagine iniziale. Beh, questa potrebbe essere anche un'ulteriore idea di riciclo, come fuori porta più piccolo e come targhetta welcome più piccola. Andiamo adesso a incominciare a cucire. Inizio a cucire il fondo patchwork, appunto festone, con un filo moulinet a tre capi dello stesso colore del tessuto stampato sul panno. Ho già terminato la targhetta, in un secondo tempo vi faccio vedere come la trapunterò con un punto filza, sia la targhetta che il contorno interno del fondo patchwork. Ve li farò vedere finiti entrambi. Ecco qui, una volta fatto il punto festone, passo la filza all'interno della targhetta. Questa targhetta con la scritta welcome, voglio ricordarvi che si può personalizzare con il nome della famiglia, quindi basta contattarmi o contattare il nostro rivenditore di fiducia e richiedere la targhetta con il nome della propria famiglia. Ci vorranno all'incirca 2-3 giorni, calcolate poi un altro per la spedizione e poi sarà a casa vostra. Cucio a punto filza i due lembi di panno più la porta utilizzando il filo moulinet a un capo. Quindi vado semplicemente a fare il contorno di tutta la mia casetta. Ecco, trapuntate tutte le casette con i corrispondenti tetti, la porta, le finestre. Vado ad incollare con la pistola a caldo le casette assemblate sul mio fondo. La base marrone la tengo rivolta verso di me e vado ad incollare le casette sul panno patchwork. Ho prima trapuntato tutti i tetti, anche la porta. Potete invece che trapuntare, potete anche direttamente incollare. Io ho preferito cucirlo a mano prima, un pochino anche di qua. Ecco qui, adesso invece vado a posizionare il mio albero che ho comunque trapuntato e vado a mettere un pochino proprio poggiato sopra la porta e incollato a partire dalla base verde. Ecco qui, in questo modo. Subito dopo potete utilizzare o la staccionata di panno, ma se avete acquistato anche il kit legno, allora direttamente la staccionata sul pannello. Ecco qui. Ok, cucirò il bottone a comignolo e poi vi farò vedere come realizzare le asole. I tre nastri li ho tagliati a metà e li ho doppiati. Una volta che ho doppiato il nastro, passo sui bordi la filza. Ora potrei sostituire anche questo nastrino di panno con un nastrino in raso, in grongré, come più vi piace. Io ho questo del pannello, quindi utilizzo anche questo del pannello. Come potete vedere, ho passato la filza a margine
su entrambi i lati. Ora vado ad incollare o a cucire le due estremità in questo modo, quindi lo chiudo ad asola e questa sarà una delle due asole passanti per la cruccia, oppure potete sostituire la stampellina con un bastoncino di legno di quelli semplici. Dove la andrò ad attaccare questa asola? Questa asola andrò ad attaccarla proprio qui a filo del pannello, della fine del riquadro interno, quindi andrò a mettere un goccio di colla sul retro. Ecco qui. Ok, e mi mantengo un pochino a posto. E la prima asola della mia stampellina è stata fatta. Proseguo con le altre filze. Finita la seconda filzetta, vado anche questa a chiuderla ad asola, così. E poi anche qui metto un goccio di colla e vado ad incollarla al di sotto del mio pannellino. Ecco qua, e inserisco la mia asola. I fiori. Una volta duplicati i fiori con il panno bianco, vado ad eseguire la filza lungo il contorno. Come eseguo la filza? Faccio un nodo terminale al filo moulinet a un capo e inserisco tra i due lembi il nodo, così mi risulta nascosto, e inizio a impunturare, o meglio a fare la filza, seguendo il contorno che si trova stampato sul mio panno, o meglio la lineetta nera. E il fiore lo vado a tagliare a filo sul contorno, quindi non mi andate a tagliare la lineetta nera come ha fatto qualcuno, ma lì dove finisce il bordo della stampa, o lo faccio grossolanamente. Comunque questo è il risultato e questo lo faccio per i fiori, mentre invece per le foglie le vado a doppiare prima, ognuno ha la sua corrispondente, quindi questa senza nulla, questa con i quadretti in periferia, questa con i fiori avrà la sua, e sono due di dimensioni più grandi e le altre di dimensioni più piccole. Quelle di dimensioni più grandi le utilizzerò sotto la margherita, le altre invece con i due fiorellini. Ora, nel caso delle foglie invece, prendo il filo moulinet a due capi e vado ad eseguire il punto andando a inserire il nodo sempre attraverso i due lembi della foglia e vado ad eseguire un punto festone lungo il bordo. Fermo il filo lungo il margine, ok, e come linea, non so se si riesce a vedere, vediamo un po', seguo quella sottile proprio a margine della foglia. Ok, diciamo che ho fatto tutto il punto festone e la filza all'interno. Volevo farvi vedere questo panno, è molto corposo e quindi posso anche modellare la mia foglia nel momento in cui praticamente ho finito di cucirla e quindi dargli un certo garbo. Quindi andrò a incollarla esattamente sotto. Stesso discorso vale per il mio fiorellino, che posso dargli comunque una sorta di movimento rispetto a se lasciato a sé così. Ok, continuiamo nel andare a farvi vedere l'incollaggio delle sagome di panno su quelle di legno. Come vi dicevo, ogni sagoma di legno ha la sua corrispondente con quella di panno e il risultato finale è proprio questo.
cosa utilizzo? Come colla utilizzo del semplice Benabyl e vado a fare un leggero velo, vado a mettere a pennello proprio di colla. Ecco qui. Una volta che ho messo questo leggero velo, vado a prendere la mia sagoma di panno e vado piano piano a appoggiarla sopra in questo modo e appendo l'asciugatura. Anche il nonno è fatto. Semplice, no? Andiamo ad attaccare la targhetta Welcome. Allora, vado a mettere un goccio di colla sul nastrino che ho trapuntato e che avevo tagliato a metà ulteriormente, quindi il nastro, una volta ritagliato, lo taglio a metà e poi di nuovo a metà per la targhetta e vado così a fare sia a destra che a sinistra questo lavoro. Ok. In modo che così tengo un po', perché altrimenti si alza tutto, si stacca, ecco fa. Vanno a combaciare, quindi sono proprio attaccate. Allora, vi faccio vedere più o meno l'effetto. Ho deciso di attaccare sulla stampellina i due cuoricini, ma voi potete attaccare la scritta anche family, ma a me piacevano di più i cuoricini. Vicini, perché insomma la famiglia è bella unita fino alla fine. Ok, con Milu ed Asia. Finite le foglie, inizio ad attaccare. Quando attacco sulla targhetta, cerco di incollare le foglie in modo da nascondere il nastro. Ecco qui. Ma non perché non mi piaccia, ma perché voglio dargli questo effetto di sospeso. Una volta fatto questo, incollo anche i due fiorellini, ecco qui, un altro goccio di colla anche qua, e infine incollo l'ultimo fiorellino. E il progetto Country Family è finito. Come vedete, rimane sollevato anche senza mettere un goccio di colla. Come dicevo, è un panno molto corposo. Un abbraccio e alla prossima.